La sottrazione dei punti sulla patente riguarda chi commetta violazioni alla guida di veicoli per i quali è prescritto l'uso della patente. Non potrà quindi essere punito con la diminuzione di punti, ad esempio, chi non rispetti il semaforo rosso in bicicletta anche se in possesso della patente di guida. La quota iniziale di 20 punti può essere incrementata sino alla quota massima di 30 per ogni biennio nel corso del quale il titolare non abbia subito penalizzazioni. Analoga misura riguarda chi invece si è incappato nelle procedure di sottrazione. Chi ha meno di 20 punti ma non ha esaurito la propria dotazione potrà ritornare a 20 se non subirà altre decurtazioni per un intero biennio. Se l'automobilista perde tutti i 20 punti deve ripetere gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In particolare il Dipartimento dei Trasporti Terrestri gli invia una comunicazione dandogli 30 giorni di tempo per provvedere alla revisione della patente, ripetendo gli esami teorici e pratici. Durante questi 30 giorni l'automobilista può ancora circolare. Se però fa scadere questo termine, la patente resta sospesa a tempo indeterminato e viene ritirata a domicilio dalle forze dell'ordine. In caso di esito positivo, il titolo viene al contrario ripristinato con la dotazione di punteggio iniziale. In caso di decurtazione parziale dei punti, è invece possibile ricorrere ai corsi di recupero o di aggiornamento organizzati dalle autoscuole o da altri soggetti pubblici e privati, come le associazioni di settore, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture.